E il marito è agitato, si sì, è un po' irrigidito stamattina. Comunque, per rimanere in tema di Cajal, cioè io questo profumo, tra tutti i profumi provati di Cajal fino ad oggi, questo lo amo veramente, più di tutti, lo amo veramente tanto, lo amo. Lo uso quando voglio sentirmi una donna di alta, voglio dire, qualità, donna di alta società moderna, perché ce l'ho questo, più, solitamente ho il mood della signora, quindi amo moltissimo i miei profumi classici vecchi. Lui proprio mi dà la stessa soddisfazione dei classici vecchi, ma alla moderna. Se non ricordate, io ne ho parlato tante volte, cosa mi ricorda questo profumo? Mi ricorda molto un DNA di Chanel. Io ho preso per l'esempio Chance, che è l'unico che ho. Allora, prendi un DNA di Chanel, quel loro accordo famoso, togli Iris, aggiungi a un fortissimo aspetto acquatico, proprio dall'oltremare, volevo dire, dall'oltre pianeta, alieno, talmente acquatico, e aggiungi un pizzico di materiali legnosi, che in questo caso non mi danno nessun fastidio, e per me è un ripensamento del classico. Aspetta, amore, per me questo è il ripensamento del classico alla moderna, la cosa che io adoro in profumeria. Quindi io. La cosa in realtà che volevo dire è che io quest'anno è stato il primo anno in cui mi ci sono avvicinata al loro stand, Alexans, e non mi ero mai avvicinata perché è strapieno di gente, veramente un posto inaccessibile. E sono tra quei fortunati a cui hanno omaggiato la borsa e dei sample. Io di questo semplicissimo shopper, ma così tanto acceso, attirante gli occhi per lato, lo sto usando tantissimo. Porto mio figlio a calcio, porto qua le cose. Vado, esco con tutta la mia vita sociale, esco con mio figlio, passo a fare la spesa, metto qua delle cose, esco adesso con questo tempo pazzo, mi porto la giacca, la metto qua. Mi piace tantissimo questo shopper e attira molto gli occhi. Come ha già detto Antonia, tra i miei first, la mia amica, collega, questo modo di fare marketing è geniale, perché una borsa così attira gli occhi della gente. Tutte le mie ormai mamme e amiche di zona sanno di cosa mi occupo, che io parlo di profumi, quindi se lo ricordano guardando questa borsa, se la ricordano sempre, mi fanno le domande sui profumi. Comunque la gente inizia a pensare ai profumi in automatico quando legge qua Cajal Parfums Paris. Ma io ho fatto una follia. Io, al posto di comprare profumi sti giorni, ho comprato altre due borse di Cajal. Sì, buongiorno, mi chiamo Anastasia and I'm a shopaholic. Perlata sul blu, che mi piaceva tantissimo, è leggermente più piccolina, e l'altra adesso. E l'altra borsina che ieri mi ha salvato, perché ero andata a fare delle visite, poi con mio figlio al parchetto, ho i mille giacche, cose, ieri il tempo era veramente isterico, poi la spesa, poi ho ritirato i pacchi, ecco l'altra, guardate che meraviglia. No, io non ho mai amato le borse in tela o in plastica, ho amato magari shopper in pelle. Ma adesso sto diventando appassionata di questo tipo di shopper, soprattutto per i colori, ma soprattutto per il fatto che c'è scritto Parfum, e così tutti sanno con chi hanno a che fare. Stupidate, però comunque, per fare marketing la cosa delle borse è geniale, c'è da imparare.